Perché avete deciso di realizzare una startup che mette in contatto studenti e professionisti? Qual è l'obiettivo? Ma diciamo che il nostro punto di partenza è stato il prendere atto di un bisogno diffuso in Italia, che è proprio la carenza di servizi di orientamento ad hoc, che in un certo senso costituiscono un ponte appunto tra il mondo universitario e quello del lavoro. Ovvero molto spesso può accadere che un ragazzo ancora all'università in primis pensa soltanto a studiare e non pensa poi agli sbocchi futuri che il proprio titolo di studi gli può dare. E in secondo luogo, appunto, non interessandosi sui futuri lavori, si focalizza in un certo senso sui classici lavori più comuni. Io sono solito fare il classico esempio del laureato in giurisprudenza, appunto io sono laureato in giurisprudenza. Quello che facevo da ragazzo era proprio questo, pensare a studiare e pensare ed essere convinto soprattutto che dopo la laurea si potesse fare solo l'avvocato, il notaio o il giudice, quando in realtà con giurisprudenza, così come con molte tante altre lauree, si possono fare tantissimi lavori. Il problema qual è? È conoscere e sapere che esistono altre possibilità. Da qui appunto io e il mio collega, il mio socio Danilo Festa, ma abbiamo condiviso in un certo senso questo bisogno che ci è balzato agli occhi in un istante, dai primi momenti in cui ci siamo conosciuti. Stessa cosa per molti ragazzi del team operativo. E da qua abbiamo deciso di ovviare a questo gap, quindi in un certo senso di dare un servizio che colmasse questo bisogno, creando un ponte appunto tra professionisti, ovvero chi già lavora e chi è ancora nel mondo dell'università. Da un lato, infatti, la nostra piattaforma careercoach.it si rivolge proprio a questi soggetti, a questi ragazzi che ancora stanno studiando, si sono da poco neolaureati, da poco laureati e non sanno cosa fare diciamo, del proprio futuro professionale. Magari in questo caso può essere utile mettersi in contatto sempre con giovani ragazzi, ma professionisti, quindi parliamo di neoprofessionisti che hanno alle spalle 3-4 anni di esperienza oppure di più a seconda dei casi. In primis per conoscere come sono le varie realtà aziendali, come si lavora in vari studi legali, in varie testate giornalistiche, in varie banche, in varie società corporate e via dicendo. E poi dall'altro lato abbiamo pensato anche di creare questo servizio che è rivolto anche ai professionisti, chi già lavora da 2-3 anni in una determinata azienda, magari è interessato a cambiare, quindi favoriamo anche il circolo di professionalità all'interno dei vari settori professionali, o chi in un certo senso vuole avere anche informazioni all'interno poi di varie altre aziende, comunque conoscere meglio il mondo lavorativo. I prossimi passi che metterete in campo? Per quanto riguarda i prossimi passi, già come diceva Daniele, abbiamo ottenuto in meno di una settimana dei risultati favolosi. Al di là poi dei numeri, sono moltissime le richieste di collaborazione sia da parte di manager, senior manager e executive di grandi aziende, quindi questo già per noi è motivo di orgoglio. In secondo luogo, per quanto riguarda i prossimi passi, cercheremo ancora di più di reclutare più professionisti possibili, che ad oggi in lista sono più di 600. Che si dovranno iscrivere alla piattaforma, quindi sono in waiting list e stiamo aspettando che si iscrivano. Dall'altro lato, da marzo partiremo poi con le nostre campagne pubblicitarie presso le più importanti università italiane di tutta Italia, poi tra l'altro ci tengo a sottolineare, affinché per promuovere questa nostra startup no profit presso le università e presso gli studenti. Un altro passo che è stato in un certo senso avviato da pochissimo e già i lavori in corso sono frenetici, è quello di coinvolgere le stesse aziende, cioè fare in modo che si possa creare un profilo aziendale all'interno della nostra piattaforma, creando anche un career day giornaliero. Questo perché molto spesso nelle università è vero che vi sono questi career day dove i ragazzi incontrano le aziende, però questi career day sono limitati nel tempo perché avvengono una o due volte l'anno e soprattutto diciamo, c'è un obiettivo impossibilità di rivolgere alle aziende tutte le domande possibili. Diverso può essere il caso se invece è l'azienda a presentarsi in questa piattaforma, il ragazzo in questo caso ha a disposizione l'azienda per tutto il tempo che vuole, illimitato, e poi attraverso questo concetto di social network vengono anche meno le barriere, quindi il ragazzo forse ha meno paura di fare anche domande che ritiene un po' sciocche o banali, che però in realtà lo possono aiutare molto. Quindi un aspetto importante, è gratuito questo Sì, servizio che voi offrite? il nostro servizio è assolutamente no profit, quindi totalmente autofinanziato, tant'è che appunto colgo l'occasione per invitare tutti i professionisti che vogliono aderire al progetto, sia per entrare nel team operativo, quindi per collaborare con noi attivamente, ma anche per entrare come coach, quindi iscrivendosi al sito e prestando in un certo senso i loro consigli professionali a questi ragazzi. Dall'altro lato, come dicevo,
dicevo, siamo sempre in cerca di partnership da parte delle università, aziende, fondazioni, associazioni, proprio in considerazione del fatto che siamo no profit. Quindi, insomma, ci farebbe molto utile, sarebbe molto utile avere un aiuto da parte di chiunque in questo caso si ritenga disponibile a darcelo.